Ma mi sta a piazza Salatissimo Trail. Ma prenda la Salatissimo Trail, ma comincio a correre. Ma comincio a correre. Ma comincio a correre. Ma comincio a correre. Salatissimo Trail. Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo a Passo Godi. Passo Godi. Passo Godi. Solite cazzate. Siamo a Passo Godi e andiamo a fare le vette di, manco mi ricordo i nomi delle vette che faremo, ve le dico, scopriremo man mano che andiamo avanti. Comunque, seguiremo praticamente da qui dal rifugio Passo Godi, c'è questo segnale che ci porta verso Scalone, Lago Patagnello, l'anello di Serra Patanella, pare che faremo proprio l'anello della Serra Patanella, per il sentiero non so cazzo come. E niente, oggi ultimamente continuo a uscire da solo. Zio Stefano purtroppo è criccato con la schiena, le ragazze impegnate, chi per lavoro e chi per altro. E quindi questi bei viaggi in solitudine che comunque aiutano sempre, stare un po' da soli con se stessi va sempre bene. E niente, come al solito basta che cazzate, la direzione è quella. Vediamo di che si tratta. Buona visione. Direzione Scalone, Lago Pantaniello e Serra Pantaniella, che è una delle vette che andremo a toccare oggi. Giornata bella, c'è un po' di vento freddo. Io devo tagliare i capelli perché non andare roba. E niente, adesso lo seguiamo di qua e saliamo su. Di giornata cima dello Scalone, montagne libere sempre, meta bella veduta da una parte, altre vette che faremo oggi e anche Monte Greco, la Remogna, la Maiella, tutto lì il Gran Sasso, giù i monti della Laga e lì il Sirente, il Velino. Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! GPS segna cima dello Scalone, ma mi sembra che è quella che ho fatto prima. Boh. Non capisco, c'è qualcosa che non va, però qua dice cima dello Scalone. Stanno usati. Andiamo avanti. Era poco più avanti. Cima dello Scalone. Però devo riguardare il video poi. Faccio un montaggio, cerco di capire perché anche dall'altra parte mi sembrava cima dello Scalone. Vabbè. Panorama pazzesco, cioè sembra il Pizzo d'Eta, sta parete dritta, stupenda. Adesso dobbiamo scendere giù e andare su di là. Tanta roba. Lì dovrebbe essere quella, è la Remogna,
Quello è il Monte Greco. Questo è il Monte Greco. Oh, c'è una bella dronata con sta parete stupenda. Giornata Serra Rocca Chiarano 2262. Abbiamo fatto il percorso tutto in cresta, qui scesi giù dietro e poi giù al rifugio Passo Godi. Una giornata rilassante, tranquilla. Siamo a 10 km ancora indietro, adesso proseguiamo ancora in cresta, poi si scende giù penso per tornare verso il rifugio. E in verità adesso vedevo il GPS, manca ancora una vetta, quindi probabilmente quello che pensavo sulla serra, la prima quella che ho fatto che poi è diventata doppia, era una sola, quindi l'ultima neve che se ne va. Ancora chilometri e ancora vetta. Rocca Chiarano 2175. Ho fatto ancora cresta, ancora tanto percorso. Abbiamo continuato cresta. Qui non si vede, abbiamo fatto forse una decina di discendi. Lì c'è il Monte Greco, adesso si vede molto bene, fatto qualche anno fa. Vediamo che finiva, il GPS non lo so più. Arriva. No, pensavo così, la montagna qua è alta, tutta la cresta, le cose, poi siamo scesi là, mo qua. Ma mi sta a piazza Salatissimo Trail. Ma prende la Salatissimo Trail, ma comincio a correre. Salatissimo Trail. Ultimo chilometro e mezzo. È fatto Monte Amaro. E mo. Una bella birozza. Bella birozza. Okay.